Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno. In questo momento mi trovo a Pontianak, una delle capitali del Borneo. Ecco, l'inquadratura non è un'inquadratura pubblicitaria, vi mostra la scritta di un brand internazionale, proprio a dimostrazione che siamo nel centro. Come voi ben sapete, i brand dei internazionali del food sono sempre delle location centralissime. E questo è un po' un'inquadratura per dare un po' la sensazione del posto, perché siamo in pieno centro, abbiamo una parvenza di modernità, ma la città ancora presenta condotte fognarie semi scoperte. Qui abbiamo le biciclette dei portantini e presenta anche dei tratti che sono caratteristici, che sono essenzialmente ancora il vecchio villaggio di Palafitte sui corso fluviale, che adesso è una fogna. Praticamente abbiamo ancora, queste sono un po' le condizioni del posto, abbiamo gente, sì, queste qui sono le famosissime bici taxi, abbiamo gente, persone che si sono sistemate in strutture moderne all'avanguardia. Qui addirittura queste strutture sono in costruzione, ancora da ultimarsi, e abbiamo ancora qui il vecchio villaggio, la gente che vive in queste condizioni qua. Ecco, la palafitta sulle condutture, sulle fognature, vi è il tanfo tipico. Qui siamo essenzialmente sulle fogne di Calcutta, ecco l'equivalente. Ecco, qua abbiamo, ecco, questa casa qui ha anche un bellissimo rilievo che mostra la natura, hanno cercato di abbellirlo come possono, alla bene peggio. Qui abbiamo gli oggetti domestici, così in bella vista, i piatti, le stoviglie, e vivono in questo modo qua. Un po' è un mix di grandissimo contrasto. Lì più avanti abbiamo un'altra palafitta che si intravede giusto così, e poi è arrivata anche qua la pubblicità, i segni del benessere. Ecco, questa è una città in grande evoluzione. Queste immagini che vi ho voluto donare mostrano apposta dei brand, dei marchi internazionali, non faccio pubblicità a nessuno, giusto per darvi un po' l'idea del posto. Ecco, oggi per via dei monsoni sta piovendo, è il primo giorno, sono qua oramai da molte settimane nel Borneo, e no, la stagione dei monsoni in realtà piove pochissimo, e quando piove per il momento non ho mai beccato l'acqua a dirotto. Ok ragazzi, continuate a seguirmi sul web. Ecco, chiudo con l'inquadratura tipica. Ve la do io, l'Indonesia, e ci sentiamo alla prossima.